Ciao a tutti, come promesso vi faccio vedere alcuni dei pacchetti che ho utilizzato nel gioco realizzato per Hobby Stellari. Alla fine poi di questo video ci saranno pure dei piccoli frame relativamente all'ultima scena del combattimento con il nemico. Vediamo alcuni dei tanti pacchetti che ho utilizzato, ne faccio vedere alcuni poi all'interno nella descrizione del video troverete, come ho fatto l'altra volta, tutti i pacchetti utilizzati. Ve ne faccio vedere qualcuno, come il 3D Free Modular Kit che è stato utilizzato. Quello qui, questo è un pacchetto già pronto. Guardate questa stanza quanto è bella, guardatela. L'ho fatto proprio con questo pacchetto, già pronto. Ho preso proprio la demo della scena. Infatti, vi ricordate, c'era proprio qui anche un'apertura qui che io vedevo il codice da utilizzare sulla porta. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. Questo è per la prima scena. Per quanto riguarda la terza scena che ho utilizzato, vi faccio vedere. Ecco qua, ho utilizzato il Love Poly Flat Shifai Assets, che è un'altra scena pronta. Eccola qui, vedete, l'ho utilizzata proprio perché all'interno c'erano anche questi vetri rotti che potevano dare diciamo, una sensazione di combattimento all'interno della scena, vedete. Poi c'erano questi contenitori dove io poi all'interno ho messo i robot proprio interno. I robot da dove li ho presi? Li ho presi dal Zombie Animation Pack, questo qui, vedete? Zombie Animation Pack Free. Vediamo un po' di trovare qualche altra scena che ho utilizzato. Vediamo un poco. Questa Wi-Fi, vediamo un po'. Ecco qua, questo è invece il pacchetto per la seconda scena, che è il 3D Shifai Kit Starter Kit che ho utilizzato per la seconda scena. Eccolo qua. Guardate anche questa scena quanto è bella, guardate, come tutte le altre del resto. Guardate. Qui c'è proprio in questa schermata qui c'è proprio il sito che potete visitare relativamente a questo pacchetto. Eccolo qui. http://u3d.as/9ja. Vediamo un po' qualche altro pacchetto che ho utilizzato. Alla fine di questo video, poi vedete, torno a ripetere alcuni frame relativamente all'ultima scena che ho utilizzato. Vediamo un poco. Ho utilizzato poi un armadietto all'interno del gioco. Eccolo qua, dal pacchetto Looker, che se vi ricordate nella terza scena c'è questo Looker che apriamo e troviamo all'interno la pistola, che poi fa parte del pacchetto Love Poly FPS Pack. Eccolo qui, vedete il prefab. Vedete, ci sono tutti questi pacchetti all'interno con le varie armi utilizzate, vedete, e poi è un first person controller con la pistola. Vediamo un po' qualche altro pacchetto che ho utilizzato. Vabbè, poi ve li scrivo tutti quanti all'interno della descrizione del video, come ho fatto l'altra volta, perché ne ho utilizzati parecchi. Ora non mi ricordo esattamente tutti quelli che ho utilizzato, quindi ve ne ho fatti vedere alcuni. Poi, per esempio, c'è quello della quarta scena, che è un altro pacchetto che ho utilizzato e che sarà presente sempre all'interno della descrizione. Quindi, diciamo, ho utilizzato questo pacchetto, compreso anche un ultimo pacchetto che voglio far presente dei tanti, che è quello che ho utilizzato per creare, diciamo, possiamo dire la schermata della porta, che se noi andiamo a vedere, ecco qua, un attimo ve lo faccio vedere, ecco qua, se andiamo sulla prima scena, oppure in un'altra scena, faccio vedere un attimo, ecco qua, c'è questo Gate Access Machine,
fa parte di un altro pacchetto che ho utilizzato diciamo, per poi a cui ho poi agganciato un codice di programmazione per dare l'effetto di quando dovevamo scrivere il codice sulla porta per poter accedere alla nuova scena. Altro dire, oltre ai pacchetti che naturalmente vi scriverò tutti quanti nella descrizione, che poi ho utilizzato per il menu. Andiamo a vedere un attimo la menu della scena. Ecco qua, un menu 3D. Ecco qua, che fa parte di una GUI, della GUI demo che ho utilizzato, che è sempre scaricabile dall'Unity Asset Store. Eccola qui, andiamola a vedere un attimo. Questo è un altro pacchetto già pronto, quello della GUI demo, che si può scaricare gratuitamente e che può creare questo menu bellissimo per iniziare il gioco. Va bene, allora ci vediamo presto con nuovi video. Ciao a tutti!